Mica, soprattutto nel primo tempo, io ho notato che è mancato quella pericolosità offensiva. Non so se sei d'accordo su questo punto, mi metti in un parere personale. No, sì, nel primo tempo devo dire la verità, è mancato un po' tutto, perché insomma abbiamo fatto sinceramente poco. Ripeto, non era una partita da finire 2-0 per loro, però probabilmente meritavano di finire in vantaggio, ma indipendentemente da questo mi concentro un po' sulla prestazione nostra. Secondo gol complessivo da quando sei arrivi, se non sbaglio, dopo sì. Quello dagli 11 metri dello scorso anno con Ferran Pissarò, come è stato il gol? Hai pensato solo di tirare il pallone? Sì, l'ho visto uscire al volo e in quei casi comunque bisogna chiudere l'azione, poi rimbalzava davvero bene, quindi sincero appena ho pensato di tirare ho detto va in porta, e quindi piano piano l'ho vista andare dentro e è stata una gioia immensa. Senti, ascoltando anche le tue dichiarazioni di adesso, possiamo dire che quella di oggi è stata davvero una vittoria di gruppo? Sì, assolutamente. Una vittoria di tutta la squadra che lavora tanto, abbiamo lavorato tantissimo in queste settimane. Non ti nego che sono state abbastanza complicate, perché comunque sono successe tante cose, però comunque siamo stati bravi a rimanere uniti, abbiamo creato un bel gruppo. È chiaro che non abbiamo fatto ancora niente, perché una semplice vittoria non vale a niente se non si dà continuità, però partire bene fa sempre piacere, quindi adesso andiamo a affrontare una squadra molto forte, ma siamo convinti anche grazie a questa vittoria che siamo in grado di sostenere la categoria e piano piano ritoglierci delle soddisfazioni, ecco. Ultima cosa, parlavi di critiche, però sì. Il pubblico si è dimostrato fin dall'inizio sempre dalla vostra parte. Assolutamente, non mi riferivo al pubblico, ma neanche a qualcuno di voi in generale. Cioè, ho letto un articolo che non mi è piaciuto molto, e adesso è stato, non so di chi l'ha fatto, però mi è arrivato e ci sono rimasto male, però succede anche questo. Il pubblico è stato come sempre eccezionale, e forse da quando sono arrivato è una delle prime volte che sono riuscito ad andare sotto la curva a esultare finalmente, quindi mi auguro che sia la prima di tante, tante serie di vittorie, ecco. Mister, intanto complimenti per la vittoria. Possiamo dire che finalmente questa squadra ti rispecchia per l'idea che avevi in testa da mettere del tuo calcio qui a Rimini? Ma intanto questa vittoria sono io che la dedico, di solito si dedica ai tifosi e che ci hanno dato una grossa mano, ma la dedico ai ragazzi, perché veramente oggi la squadra ha dato non il 100 ma il 105, teneva a questa partita, teneva a questi tre punti per fare un regalo soprattutto al nostro presidente. Quindi poi per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico, credo che è evidente che la squadra oggi abbia fatto molto di più rispetto alle ultime uscite. Però non è scusante, non voglio essere patetico, ma voglio essere realista, cioè perché di solito le squadre, voi sapete bene che fanno 4-5 settimane solo per preparare la squadra a livello atletico, quindi una preparazione per il campionato. Noi invece oggi sono 5 settimane, abbiamo dovuto fare la parte atletica, la squadra, amichevoli e Coppa Italia nelle 5 settimane, quindi era normale che qualcosa potevamo pagare. Non abbiamo fatto niente, assolutamente, però oggi mi sono divertito sinceramente, poi ognuno ha i suoi gusti, e ho visto fare tante cose buone, come ho visto fare pure qualcosa che non mi è piaciuto, tipo il gol negli ultimi 5 minuti che non ci voleva. Però devo dire che la squadra, oltre ai due gol, ha creato tantissimo, poteva comunque ampliare il risultato contro una squadra, secondo me, importante. Forse oggi ha trovato un Rimini che era più feroce, aveva più sangue negli occhi, quindi magari è riuscito a sfruttare le situazioni e a vincere la partita. Però detto questo, faccio comunque i complimenti al collega Federico, perché la squadra è una squadra che si vede che gioca a calcio, e quando due squadre giocano a calcio credo che tutti, stampa, pubblico, tifoso, si diverta, e quindi il calcio è come un teatro, la domenica bisogna divertirsi quando è possibile, poi ci sono pure giornate dove magari non riesci a fare quello che vuoi e magari la perdi pure la partita, però sono molto soddisfatto, è un punto di partenza. Aspettavamo il campionato, quindi voglio dire abbiamo da migliorare ancora in certi elementi a livello fisico.
e dobbiamo recuperare Ferrani, dobbiamo comunque recuperare Montanari. Quindi questa squadra, credo che, tu mi dicevi, mi facevi una domanda ben precisa, cioè il fatto di se mi rispecchiamo come carattere, io credo che oggi ha dimostrato di esserlo, perché io voglio perdere ma sempre sudando la maglia, e quindi oggi ho visto tutti, dal primo all'ultimo, a Petrovic che è entrato negli ultimi 5 minuti, impegnarsi bene e dare una mano ai compagni. Sì. Da prima ti ho visto, come diceva Palma, che tutti quanti ci tenevate a fare oggi 3 punti, lo volevate più di ogni altra cosa al mondo, ti ho visto incontenibile davanti alla tua panchina, sei entrato anche in campo. E poi quell'abbraccio finale, a fine vittoria, a fine partita, quando hai abbracciato tutti i tuoi giocatori, sinonimo che davvero c'è un gruppo e c'è area di positività. Ma è quello, ma voi sapete bene, adesso forse tu mi conosci da un po' di tempo, perché da quando era a Bellaria. Gli altri mi stanno conoscendo e credo che mi sono fatto conoscere, cioè nel senso che io sono così spontaneo, e dico quello che penso. Siccome loro sanno che quello che dico a loro nello spogliatoio poi si verifica sempre, non mi piace prendere in giro nessuno, è normale che loro si fidino di me e mi danno tutto, perché io per loro mi faccio ammazzare. Quindi, siccome, e lo meritano, lo faccio perché proprio loro sono giocatori, secondo me, che possono crescere moltissimo sotto 7 aspetti, ma sono uomini, che è difficile. Noi tutti diciamo questa parola, prima uomini e poi calciatori. Io vi dico e vi garantisco che magari possono essere pure inferiori sotto certi aspetti, ma come uomini, secondo me, sono il top, e quindi da parte mia meritano tutto.